Chi è Vito Cervellera? Vito Cervellera, come, me lo chiedi come persona o come, come politico? Come persona, tutto è Vito. Sono, come persona sono attualmente sono un funzionario dello Stato, sono un fisico del Ministero della Difesa, sono un direttore dei laboratori dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, sono laureato in fisica e diciamo, faccio questo lavoro dal 2003, prima ho lavorato in finmeccanica, mi sono occupato di software di comando e controllo in un'azienda, in un paio di aziende di finmeccanica. Politicamente mi sono candidato 5 anni fa, come sono stato candidato sindaco con l'ARCA DC, perché all'epoca la DC fu uno dei partiti che mi sostenne, altri partiti, come ricorderai, preferirono saltare sul carro del vincitore, uno sport molto di moda in ogni tempo, anche negli ultimi giorni. E se vincitori si tratta in questa volta. E poi ho fatto per 5 anni, sono stato in consiglio, ho fatto il consigliere comunale e abbiamo lavorato per diciamo per il rinnovamento della sinistra in Italia, prima con Sinistra Arcobaleno, dove sono stato candidato come al Parlamento, e poi sono stato diciamo uno dei fondatori di Sinistra Democratica e poi di Sinistra Ecologia e Libertà. Attualmente sono uno dei dirigenti di Sinistra Ecologia e Libertà. Ho contribuito e contribuisco ancora alla, diciamo, a questa associazione, l'ARCA, che comunque è un'associazione che si richiama ai valori cattolici e di sinistra, tant'è che, come sappiamo tutti, è dedicata ad Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. Questa volta ci presentiamo con una coalizione più larga, dover essere precisi, diciamo la coalizione, l'unica coalizione di sinistra, perché di fatto nella nostra coalizione, che mi vede candidato sindaco, c'è l'Italia dei Valori, c'è SEL, c'è il Partito Socialista e c'è il movimento per Vendola. Io direi la sinistra palagianese, perché dall'altra parte ci abbiamo di fondazione, non sappiamo ancora se ci sarà la candidatura di qualcuno, c'è la presentazione di un candidato, e comunque nell'altra coalizione c'è il PD, l'UDC, l'API, Io Sud, che sinceramente di centro si tratta, ma non di sinistra. Come si è giunti alla tua candidatura? Vabbè, la mia è stata una legittimazione popolare, come tu ben sai. No? Abbiamo fatto le primarie, che sono state c'è stata una straordinaria partecipazione. L'altro giorno si parlava con alcuni compagni di partito e si analizzava il risultato a Taranto. Sono stati 1800 le primarie, tutto il PD, molte forze politiche. A Massafra, con il PD all'interno, tutto il centro-sinistra unito, poco più di 2000 voti. Invece nel nostro caso ci sono state 2213, quindi una larga partecipazione, una volontà della cittadinanza di determinare. E quindi questo ha in qualche modo sancito la mia candidatura. Poi diciamo ci sono state dei distinguo da parte di due liste che, come sappiamo, adesso si ritrovano addirittura nel centro-destra dopo aver fatto le primarie con partiti del centro-sinistra. Ma questo, ognuno poi si assume le proprie responsabilità e segue la propria coerenza, le proprie idee e si assume le proprie responsabilità. Hai qualcos'altro da dire su questo strascico di polemiche che ci sono? No, niente. Un bocca al lupo a tutti, voglio dire. Però, diciamo, la logica avrebbe voluto che stessimo tutti insieme, che comunque tutte le persone, cioè tutti i gruppi che avevano fatto le primarie. Noi abbiamo mantenuto fede a quello che erano i nostri impegni, al di là dei pettegolezzi, delle chiacchiere di strade, di piazza e quant'altro. Noi avevamo detto che non condividevamo la politica del PD dell'amministrazione uscente e non ci siamo ritrovati col PD e con l'amministrazione uscente. Non condividevamo per niente, anche per collocazione politica, le scelte politiche e il progetto politico del PDL, e non stiamo con il PDL. Invece, a differenza di due liste che stavano con noi,
pur avendo preso impegni in questi termini, oggi si ritrovano, diciamo, in una coalizione di centrodestra che vede il PDL, la Puglia, prima di tutto. Canzone preferita? Vabbè, la canzone preferita è associata al cantante preferito, ora non perché c'è stato questa, diciamo, Lucio Dalla è venuto a mancare da poco, però Lucio Dalla è stato uno sempre dei cantanti che più mi ha appassionato, mi ha affascinato, mi è sempre piaciuto, e la canzone preferita è Caruso. Il film più bello? Il film più bello, i film di Nino Manfredi, in particolar modo Operazione San Gennaro. Hobby? L'hobby, sono uno scacchista, mi piace giocare a scacchi, ho fondato l'Accademia Scacchistica molti anni fa a Palagiano. Mi diverto molto a giocare a scacchi. L'ultimo libro letto? La psicosintesi di Assaggioli. E la Madonna, Vito, cerco di migliorare. Fammi prima a mezzo. Cos'è la psicosintesi? Vabbè, avrai occasione per poter andare a vedere che cos'è la psicosintesi. Durante la campagna elettorale? Dopo. Oh. Serve a molti nella vita per capire dove si trovano e perché si trovano e cosa devono fare. Che giornale leggi? I giornali, leggo un po' tutto, il Corriere del Giorno e la Gazzetta essenzialmente, i giornali locali. Cosa guardi in TV? Non la guardo molto, mi capita di guardarla solo la sera tardi, generalmente guardo di tutto. A che ora vai a letto? Generalmente tra le 10 e le 12, non ho un orario ben definito. A che ora ti svegli? Già alle 6 e 20 ho la sveglia. Qual è il tuo piatto preferito? I dolci, se non si capisce, diciamo. Beh, si vede, Vito. La bevanda preferita? E l'aranciata. Mi piace molto l'aranciata. Cosa guardi in una donna? Il sorriso. La squadra di calcio del tuo cuore? Qual è? L'Inter, anche se ultimamente, diciamo che non sta avendo grandi risultati, però sono stato sempre interista, io sono sempre fedele anche alla squadra, oltre che ai miei ideali, ai miei principi, anche alla mia squadra del cuore. Colore preferito? Il blu. Mare o montagna? Il mare. Vito Cervellieri, in un difetto e una qualità? E sono permaloso, il difetto, la qualità, la determinazione. In che materia scendevi a scuola e quale non sopportavi? Le materie, diciamo, ero bravo, diciamo, mediamente su tutte, però chiaramente per le scienze ho sempre avuto, per la matematica e per la fisica, d'altronde sono laureato in fisica e diciamo, sono stato sempre il primo della classe, non solo della mia classe, anche di quelle che venivano. Di tutto il mondo, Vito. Il politico che stimi di più a livello nazionale, della tua coalizione o del tuo partito, è fuori? Diciamo, i politici sono ce ne sono, diciamo, di molti, di grande valore. Una, dici, uno in particolare del passato, io sono stato sempre dossettiano. E Don Dossetti mi ha sempre, diciamo, è stata per me la mia guida e la persona di riferimento, diciamo, il politico di riferimento. Beh, questo fuori dal tuo partito e dentro? Sì. Beh, dentro il mio partito attualmente quello che mi piace di più è Mussi, che spero che venga a Palagiano, almeno così, diciamo, siamo in trattative per farlo venire. Mi diverte molto, la sua intelligenza è brillante, è frizzante proprio, è anche qualcosa di piacevole ascoltarlo e, diciamo, in qualche modo avere a che fare con lui. Di quale personaggio del passato tu avresti voluto vestire i panni? Isaac Newton. Viva la modestia. No, viva la modestia, è un fisico, un piccolo, diciamo, mi ci ritrovo. Isaac Newton è stato anche lui una persona che si è occupato di politica, è stato il grande consigliere del re, era una persona che ha determinato molto. Era una persona molto spirituale, infatti dicono che sia stato l'ultimo scienziato mago, dove il mago non è intendere quello che faceva le magie, ma ha tutto un significato che affonda le origini perfino nella, diciamo, nella Bibbia e nell'Antico Testamento. A
Hai avuto anche tu la mela in testa? No, la mela no, però mi piacerebbe avere qualcos'altro. Ed è un principio importante, tutto ciò che è in alto è in basso, per usare, diciamo, per fare qualche riferimento un po' più storico, culturale. Il tuo slogan? E il mio slogan, vedi, io faccio parte di un'associazione che è la Round Table, che so, puoi anche inquadrarla come vedi, quello è il, diciamo, il simbolo che è. E, diciamo, lì praticamente la Round Table Italia c'è questo motto: adopt, adapt, improve. C'è un sistema, un modello di vita, qualsiasi cosa. Prima di tutto lo devi adottare, poi lo devi adattare a te stesso, perché niente può essere tipo calzare perfettamente, e poi lo devi migliorare. Quindi adopt, adapt, improve, in inglese. Il tuo programma in sintesi? In sintesi, i punti importanti a Pallagiano, ormai stiamo vedendo che anche le altre forze politiche le stanno riprendendo. Noi abbiamo già, infatti, tra l'altro abbiamo un sito che è www.ilventostacambiando.it, dove possiamo trovare, potete tra tutti quanti possono trovare le nostre idee, il nostro programma, i nostri progetti. E vediamo che queste idee, viva Dio, diciamo, vengono riprese anche dagli altri, quindi vorrà dire che sicuramente stiamo lavorando bene. E solo prima di tutto ritorna alla normalità. Questo paese ormai da 40 anni non c'è uno strumento urbanistico. Noi abbiamo, diciamo, tutte le opere urbanistiche sono state fatte, diciamo, in questi anni, che sono state fatte con vecchio PDF. Quindi noi sicuramente vogliamo riuscire a fare il PUG a Pallagiano, e credo che siamo gli unici a poterlo fare, perché siamo gli unici che non abbiamo degli interessi diretti. Siamo gli unici nel, diciamo, nei suoli, e quindi in quello che potrebbero essere gli interessi collegati a un piano urbanistico. E quindi siamo, e tra l'altro siamo gli unici credibili, siamo gli unici di cui la gente si può fidare, e tutti i tecnici, tutte le persone interessate si possono fidare, perché siamo gli unici che possiamo fare le cose giuste ed eque. Poi sicuramente il turismo. Bisogna per forza che attore e denti, ormai la crisi economica che ci attanaglia ci spinge a trovare delle soluzioni per il mondo del lavoro e per rifar riprendere l'economia. Quindi Chiatone e Venti abbiamo importanti progetti, quindi il turismo. L'agricoltura che metterei al primo posto. Dobbiamo sicuramente in qualche modo stare a fianco, quantomeno stare a fianco degli agricoltori, cercare di rappresentarli nelle istituzioni, in tutte le istituzioni possibili, portare le loro lamentele, cercare di fare qualcosa per loro. Capiamo che non è una cosa semplice, il problema dell'agricoltura è un problema globalizzato e mondiale, però dall'istituzione, un ufficio tecnico agrario al comune, alla battaglia continua che faremo a fianco degli agricoltori. E poi, diciamo, questi sono i punti principali. Chiaramente la viabilità, lo sport, e un'altra cosa importante è per le associazioni. Noi istituiremo la consulta delle associazioni. Dobbiamo cercare di favorire questo processo associativo, e dobbiamo cercare di farli entrare in sinergia fra di loro, in maniera anche lì con equità e con giustizia, dando sostegno a tutti e cercando di ottimizzare la loro azione sul nostro territorio. A parte il programma, perché gli elettori dovrebbero votare Viti Cervellino? Io penso che dovrebbero votarmi perché di fatto mi sto impegnando da 5 anni a questa parte. La mia candidatura ad oggi, diciamo, è quella che nasce da un progetto che viene da lontano. Intorno a questo progetto ci sono tanti giovani, tanti ragazzi che ci stanno mettendo l'anima, e loro stanno dedicando molto del loro tempo, ci stanno mettendo veramente impegno. Io credo che questo sia il futuro per Pallagiano, siano questi ragazzi. E io, malgrado le mie vicissitudini pure di salute, non mi sono tirato indietro, mi sono messo con loro, non voglio dire alla testa di loro perché
non è così, perché effettivamente loro determinano più loro che io, cioè io sono il loro vessillo, praticamente mi portano come vessillo, ma alla fine sono loro che decidono. Dovrebbero votarmi per loro, perché loro rappresentano la speranza di Paraggiano, e io, noi cercheremo di far sì che questa speranza diventi realtà. Perché hai scelto il centro-sinistra? Perché ho scelto il centro-sinistra. La mia militanza politica la conosci bene, Pinuccio. Cioè io sono un cattolico di sinistra e le forze politiche che adesso rappresento sono forze di centro e sinistra. Nel panorama politico paragenese, come ho detto prima, poi c'è una coalizione di centro e poi c'è una coalizione di centro-destra, più destra che centro. Se eletto, quale sarà il tuo primo atto? Il mio primo atto è sicuramente verificare la situazione economica del nostro comune, perché a differenza di quanto anche il sindaco ha detto l'altro giorno al comizio, cioè non è che dal prossimo anno non abbiamo nessun debito, già di quelli che praticamente abbiamo rateizzato. Per quello che so io, i debiti da pagare, per finirli di pagare ce ne vorranno molti molti anni. Bisognerà verificare se ce ne sono altri, perché dobbiamo attrezzarci perché non ci possa essere un dissesto economico. Ma il sindaco ha parlato di struttura finanziaria solida, Vito. Lui dice di struttura finanziaria solida. Io so che paghiamo per più di un anno, forse per anni, per gli ultimi 2-3 anni abbiamo in consiglio comunale non si è fatto altro che pagare debiti fuori bilancio. A differenza di quello che è successo negli anni passati, siamo stati per 30 anni senza pagare un debito fuori bilancio e poi in 2 anni a pagare tutto. Ora preferirei verificare di persona più che fidarmi di quello che mi dice il mio amico d'infanzia, Rocco. Di cosa hanno bisogno i giovani? Speranza. E gli anziani? Di serenità. Cosa chiede ai tuoi collaboratori? Impegno e fiducia. Fiducia in chi o che fiducia cosa? Fiducia in se stessi, in noi. Dobbiamo crederci, perché dobbiamo concretizzare questa volontà di cambiamento che abbiamo per Paraggiano. Ecco. E questo lo si può fare solo avendo fiducia in se stesso e impegnandosi. Alle tue spalle due manifesti con Cervellera sindaco. Ora è un caso. Con dei bei colori, ecco. Sì, dei bei colori, con però. Di pastello. In questi manifesti, Vito, tu guardi a destra. Perché guardo a destra? Bene, tu guardi a destra. No, ma dipende, come tutte le cose, dipende dal punto di vista. Io guardo. Dal tuo punto di vista guardi a destra. Dal mio punto di vista guardo a destra solo perché la scritta è a destra. E quindi io guardo quello che c'è scritto, perché quello che c'è scritto è il mio pensiero, è uno slogan per ogni capitolo del nostro programma. La domanda che non ti ho fatto. La domanda che non mi hai fatto è sulla politica paraggianese, se la politica paraggianese secondo me è in crescita o meno. E io ti posso dire che per quello che si sta verificando e per quello che sono gli scenari che si stanno palesando, c'è del vecchio dappertutto. E quindi queste coalizioni con queste zavorre, chiamiamolo così, non permetteranno, malgrado l'impegno e la buona volontà di molti che ci sono dentro, non permetteranno il decollo di questa comunità e una crescita della politica paraggianese. Come al solito assistiamo sempre in questo periodo al degrado della politica. Quindi io sono un po' dispiaciuto di quello che succede, del fatto che comunque questa comunità non riesce a dare questo scatto d'orgoglio. Però tutto sommato, ripeto, il nostro gruppo e questo gruppo di giovani che comunque sta facendo politica un bel po' di anni,
rappresenterà sicuramente un rinnovamento della politica palangianese, senza nessuno scopo, diciamo, senza, anche se l'obiettivo di raggiungere il potere per noi non è prioritario. Per noi l'importante è cambiare la società, cambiarla culturalmente e politicamente. Chi comanda nella foresta? Beh, Pinuccio, diciamo, nella nostra foresta, io preferirei dire che tra di noi, nel nostro ambiente non è la foresta, ma è la spiaggia, il mare, i prati. Però, diciamo, se vogliamo in qualche modo dare una risposta a questa tua domanda, nella nostra foresta siamo tutti uguali, siamo tutti attori allo stesso tempo del nostro progetto. Questa domanda ti suggerirei di farla alla coalizione di centro e alla coalizione di destra, non a noi. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, non dire mulo se non ce l'hai nel... Pinuccio, ultimamente la politica sta sorprendendo. In Italia stiamo assistendo a fenomeni particolari in cui forze politiche che non forti elettoralmente poi o alle primarie o alle elezioni sorprendono tutti, vincendo la competizione. Io spero che anche a Palangiano accada questa cosa, che comunque anche, diciamo, forze, quella nostra forza che, diciamo, non, probabilmente può apparire probabilmente non elettoralmente forte, poi alla fine dia la gente risponda bene e si possa, diciamo, passare il primo turno semmai e poi vincere al ballottaggio. Io credo che ci sia molto, tra la gente c'è molto, molta disillusione, la gente è stanca di tutte queste promesse che si fanno in campagna elettorale, di posti, di soldi che dovrebbero arrivare, di tante, tra le solite cose, credo che la gente non è più la gente di 40 anni fa, credulona e che comunque aveva fiducia, ormai queste cose hanno stancato. Certo, è molto più facile che questa cosa accada nelle grandi città, dove il voto di opinione è molto più importante, il voto di parentela, familiare è meno incisivo. Invece in un piccolo paese come noi, con tutte queste liste che stanno facendo, alla fine si vota perché c'è mio cugino, si vota perché c'è mio fratello, si vota perché c'è mio cognato, si vota perché c'è mio zio. Se i palangianesi si riusciranno un po' a scrollare di dosso e a pensare che il loro voto può servire a cambiare l'intera comunità, può succedere di tutto.